Nella sigla di testa c'è scritto un Mudù dedicato tutto a Mariolina De Fano. Mariolina De Fano il 18 agosto del 2020 purtroppo ci ha lasciato, ma ci ha regalato tanti sorrisi e a noi del Mudù ha dato l'opportunità di diventare quelli del Mudù. Noi la vogliamo ricordare in questa puntata con tutte le sue gag più divertenti. Mariolina De Fano, grande. L'estate tutto bello e sto Marietta che si rinfresca un fruschetto. Ma nonno, com'è andata oggi a scuola? 5. Hai preso 5? Vabbè, 5 oggi, domani, sempre devi fare. Ti farò un bel regalo, che cosa vuoi? Che ciacca, gli do l'acqua, cicca ciacca, e divento sana sana che diventi come fai, no? Ecco qua, benvenuti per questa terapia di gruppo che io ci tengo tantissimo che venga fatta, anche perché ognuno di noi, partendo dal presupposto che ha tanti problemi, tanti sono i problemi che ci assillano, però ecco, quando vengono esposti davanti a tutti, uno può rafforzare l'altro. Oh, allora, per piacere, io direi proprio di aprire questo confronto. Prego, iniziamo da lì, prego. Ciao a tutti, mi chiamo Pompeo e vengo a Padova. Io ho problemi di alcolismo. Va bene, è un problema come un altro. Prego, Ricciolina, lei. Ciao a tutti, mi chiamo Mona Lisa e sono qui perché credo di avere manie di grandezza. La biondina là in fondo. Sono qui perché mio marito non mi sfiora più da 3 anni. Lei invece? Ciao a tutti, io sono Giovanna e sono qui perché ho problemi di tipo esistenziale. Non c'è più niente che mi soddisfi più. Voglio dire, può capitare. E lei invece? Sono qui perché soffro di mania di persecuzione. E questa signora simpatica, prego. Ciao a tutti, sono Mariolina e sono qui perché mi piace sentire le cazzo dell'Aldo. Continuate, perché non fate che il mio godimento continui? Un attimo, scusa, che cos'è? Di fretta, un secondo solo. Qua c'è la vedova, scusa. Che cosa? Mica è morto nessuno, scusa. Vabbè, è un po' di delicatezza. Puoi drammatizzare un po'. Senti, allora, vuoi baciarlo prima di metterlo dentro? Guarda! Che senti? Ci sono dite? Le stesse parole che mi diceva lui. Mettere cattivo, vuol dire la amore meraviglioso amore. Buongiorno. Buongiorno. Si sente candelina, signora Mariolina, stamattina? Sì. Dormito bene? Ho dormito benissimo, come dentro la menna di una vacca. Dentro? La menta di vacca. Complimenti. E la serata ieri è andata bene, eh? La serata ieri ho conosciuto Giuseppe. Giuseppe è un bell'uomo che io per lei lo vedo proprio azzeccato. C'è bell'uomo, con l'antipaticone, ci è che sta a dire? Che antipatico, Giuseppe, no. E tu pensa che mi ha chiesto se sapevo ballare a me. Se sapevo ballare, cioè che c'è di strano? Com'è che c'è di strano? Stavamo già ballando. A me mi chiede quando io danzo, sta ballando. Sì,
questo Giuseppe, io è pesce di freschetto. Sembra un cadavere ambulante. Ma ti rendi conto da quanto tempo non facciamo l'amore? Ma perché ti attacchi alle cose di 5 anni fa? Vai, no, vai. Achtung, verboten, forgotten, fanculen. Ammamentem. Hai capito? Io non ce la faccio più che non ce la faccio. Non ti sopporto. Se tu non parlassi, saresti un normale cretino. Invece vuoi sempre strafare. Capito? Signor, dammi la saggezza per poter capire mio marito. Dammi l'amore per poterlo perdonare. Dammi la pazienza per poterlo sopportare. Signor, non mi dare la forza, che se no sfraganesco di mazzà. Dica allora per il lavoro lei. Sì, io sono iscritto qua all'ufficio collocamento da sono 3 anni, mi è arrivata la lettera che... Finalmente siete decisi, volevo dire pure io. Vabbè, siete decisi, poi c'è una cosa che uno faccia a modo suo. Quali sono la, qual è la prassi e qual bisogna sì. Nel senso che ognuno vabbè, deve lavorare. È venuto cioè, il posto di lavoro. Devo lavorare, sì. E fa ma che un posto di lavoro sta città. Allora, ecco qua, ecco. Qua c'è un bel posto di panettiere. Panettiere. Panettiere? Sì. A chi? A lì, vuole il posto lì. Il posto dove per lavorare? Panettiere. Panettiere, panettiere. Cioè, la gente impazzisce, come panetti tu farei? Cioè, mi hai visto? Nel senso che, cioè, panetti... Cioè, ma scusa... È saputo, voglio dire, un panetti da Cirusial, non è... Che può essere mio figlio. Oh, ma secondo te, con tutta questa carenza di fatti che stai... Cioè, ma quella occhio... Io non posso alzarmi alle 2:30 per stare magari alle 3, là. Ho conosciuto alcune persone che facevano i panettieri. C'è un lavoro indescrivibile, non dico che mi sta offendendo, però... No, è addirittura offendendo, ma no, non mi detto, faccio... Non per... dico che... Ho capito, meno male che non... Però siamo al limite vabbè, della sopportazione. Come sta tanta altra gente, per cortesia, vediamo una cosa. Sicuramente sta pagata la cosa. Ecco qua, C'è solo a dirlo agli amici, fai il panettino. Sì. Macellaio? Eh? Macellaio? Dove sta? Come dove sta? Lei sta cercando il lavoro, ho detto ma ce l'hai, l'altra proposta di lavoro. Io? Se va a te, cacci, a me. Ma grande, cioè, sempre meglio andiamo, cioè, ma ce l'hai io. Contento lui. Ma cioè, mi state scherzando. Cioè, ma ce l'hai la carne, il sangue, taglio, fai, la sensibilità. Cioè, mi vedi? No, io non ti vedo. Cioè, mi vedi a me come macellaio. Cioè, ma lei, cioè, non lo so. Senti, guarda, colleghiamo il cervello con la... Sì, ma le possibilità non ce ne sono tante. Ma io non lo so. Stavo a cadere a costa, piacere. No. Cioè, io devo fare il macellaio, non lo so. Allora è come se non ci fosse più religione. Ecco, guarda, se dici no a questo, perché vuoi lavorare non ce n'hai. Qua devi fare il postino, va bene il postino? Eh? Magari i soldi che prendo poi, tutti nei medicinali, cioè, così capisco a luglio, 15 luglio, 15 agosto, ancora non faccio. Però io non è che posso andare perché piove, cioè, il motorino, la pioggia. Ma tu sei venuto qua a trovare un impiegato comunale o giobbe, che la pazienza a me sta facendo proprio a... Mi sono iscritto all'ufficio, non ho capito, cioè, perché voi non conoscete le persone, allora parlate giusto per parlare. E che devo fare? Una proposta mi ha fatto in maniera opportuna un cristiano. Ma in opportuno un cristiano, scusa, ti ho detto di fare panettiere, ti ho detto di fare il macellaio, ti ho detto di fare il postino, ma che è proprio quella ad hoc per te. Ma però non è possibile, fa un proposto più opportuno. Aspetta, mi è venuta un'idea, tu ti la vista bene. La vista? Sì. Non è mai la vista. Ti piace il sesso? Alla grande, E ami viaggiare? Guarda, sesso e viaggi, io proprio... Ho capito, allora sei a me. Vidici a fangul, ti train e vatti in un paese. Camerata, mi spacca dopo all'ora, capito? Ci presta sta combattere con Cristiano Comatti, chi si fa pagare le miliardi? Cosa, capito? Ma, date voi. Storia di tutti i giorni, tutti i giorni. Mo mi senti? Signora Rossi, la smetta di fischiare mentre lavora. Signor direttore, chi è che stava lavorando? Io stavo solo fischiando. Bevi lo smonda. In compagnia di mamma. Di solito. Giovanno! Piano! Giovanno. Non lo so.
E mi ha fatto sbagliare tutto, io sono da stamattina, non è che stiamo giocando, signore. Ma perché io a giocare perché sto? Sì, io sono il Picasso della nave, sto pittando un Picasso, qui. È un Picasso, è un fruschetto. Senti, io voglio sapere una cosa, noi a che piano ci troviamo? Che piano, sì. Condominio, signore, siamo su una nave, lei prima di salire a bordo si deve informare sulla cultura navesca. Non si chiamano piani, qua sono i ponti. Sì, vabbè, ma questo è il ponte numero 13. Sì, io sto agitatissimo, ho un pelo per capello. Che è successo? Voglio sapere, mi ha sparita la roba. E allora devi stare tranquilla, adesso devi andare a parlare con il responsabile del ponte. Col pontefice? Sì. E dove si trova? A Roma, dai, signor, sta celebrando, questo pomo finisce. Vedi, la signora deve parlare col pontefice. La gallina è volata, signora? Le do una mano. Sì, grazie. Madonna, è una monella questa gallina. Sempre stesso cosa fa. Grazie, grazie. Stia voglio attenta, dire, signora. La metta qua, sì, grazie. Che molto bella. Gentile, è carina, è la mia preferita. Come si chiama? Questa si chiama Eufrasia. Eh? Eufrasia. Bellissima. Sì, è carina. Vedete quante altre tengo. Ma vabbè, arrivederci. Arrivederci. Madonna, non va più così, capito? Signora, sì. Me la dà per 5 euro? Volentieri, ma la gallina chi me la tiene? Scusi, signore. Sì. Cosa sta cercando? Un libro. Il titolo? L'uomo, ovvero il sesso forte. Il reparto fantascienza è da quella parte. Da chi? Da sesso forte. Non ti mandi in allambì, dici non fai te vendere. Lo vuoi del boom, ne lo scappuai, se lo prendessi sopra, a cattopoli. Che te ne vai, vedi? Ma se pure ha preso a legge, la barra te ne vai, se scappa, spanto, dici tu forte da ti vedo. Se non sai, sono arrivata qua precisa, puntuale, come lei mi aveva... suggerito. Sì, io l'ho convocata qui in maniera informale perché volevo darle le ultime volontà del defunto, suo marito. Sì, amore mio, gioia, tutta la vita ti ho dedicato. Sì. Nel testamento sta scritto ti lascio. Ti lascio? Ti lascio, punto. A basta. Come sarebbe ti lascio, punto? Condoglianze. A basta, condoglianze. Ti lascio, piena di seba disgraziata e disonesta non zia, è come hai cogliuto un fiore quando si pigliava, poi si è levata a vendere alla vendita della vacca della mamma mia che faceva mangiare, non faceva che salvetto che dava faccia, dopo mi dovevo scattare, che trascina due da te, i lasci, dormiva più a me, uffi, tu sei gale, e di quell'alito fetente schifoso che ti mangi sembra ci può tu vai, miserabile, miserabile, vieni a rete, magari torno sopra la terra, ti ascolta, non capisco, le conota, ti ha fatto. Che cosa stamattina, so come ti vedi, che ti, che è successo? Non ci capisco. Senti, caro, dopo tanti anni di matrimonio, ma? Ti devo fare una confessione. Sentiamo. Io tutte le volte che facevo l'amore con te pensavo a Gregory Peck. Senti, confidenza per confidenza, devo dirti che anch'io ho sempre pensato a lui. Non lo so, non so da che cosa dipende, però... Un uomo, veramente uomo, dai. Comunque ci troviamo d'accordo in tutto, proprio è un amore implacabile. Dottoressa, senta, io tutte le volte che mangio una torta di compleanno mi vengono i bruciori di stomaco. Vengono i bruciori di stomaco quando mangio la torta di compleanno? Sì. Signora, avete provato a spegnere i candelini? Signora, fai la carità, vengo dalla Bosnia, non ho manco un euro. Giovanno, ma anche io tengo un euro, vengo da commerciale est. Grazie, arrivederci. Giovanno, ma che sei caduto? No, caduto. Io scendo sempre così. Quasi sempre. Ah, è preso un'idea.
Mi dica, signora. Scusatemi, per cortesia, sono agitatissima. Che è successo? E stavamo là, forse, stavamo facendo una passeggiata. Beh? Stavo io con mio figlio di 18 anni. Man a man. Beh? Quando McBroof si è squagliato, non l'ho visto più. Vabbè, non è un problema. Adesso chiamo il collega e lo facciamo chiamare al megafono. A me, me. Grazie, grazie. Come si chiama suo figlio? Si chiama CDVGVDPQSSTUNZ. E c'è studiato, signora? Io l'ho messo in onore di mio marito che era morto. Allora ho chiamato mio figlio allo stesso. Com'è che si chiama? Com'è? CDVGVDPQSSTUNZ. Ho capito tutto. Vostro marito era polacco? No, io facevo lo culeste. Ma chi è? Fai subito, ma però lo chiamiamo per cognome. Chiami cognome. Dog. Marilina! Uè. Ciao! Ciao, Dana! Come va? Non c'è mai. Pure a me. Oh, senti, a proposito, ma hai visto che blackout ieri sera? Visto blackout? Che cosa dovevo vedere? Nella zona mia stavamo completamente al buio. Chi siete? Siamo noi, signora. Siamo noi, signora. Ce lo danno, Sciacchino. Che volete? Siamo venuti a portare la luce. Giua, hanno quelle l'Enel. Comunque, guarda, come mario. Che le cose che se l'avevano per le femmine, se l'avevano su, se l'avevano per le cose. Quando ha foto? Che succede? Buonasera. Buonasera. Lei chi è? A me chi è? Sì. Tu ti vai a me ci senti? Ci senti? Io? Io sono un rappresentante. Ma ti piace lo fruschetto? Io sono la camiglia di questa casa. È un appuntamento con il padrone di casa. Con il padrone di casa, scusa. Sì, 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 me lo può chiamare? Ma ci chiama il padrone di casa in viaggio. In viaggio? Ho capito. Un viaggio di piacere. Mi piace, come è partito con amo, mi piace. Ma tu siete sordi. Deve scolpire quando sta a passo. Ma anzi, mi piace, mi piace, mi piace, mi su. E tu si sentite che sei una fatica. Buonasera. No, no, santa Lucia Benedetti. No, non ci vuole. Cameriere! Cameriere! Polo! Chi è? Tu bene? No, non tanto. Io ho ordinato gli spaghetti ai frutti di me. Ma sono aperto un berretto e il frutto dentro non c'era. Che sì, un berretto e il frutto non c'era. Chiedo scusa, non è che le devo dire io queste cose. Perché se tu prendi la torta della nonna, che sta la nonna al centro. Che figlio mio, le aziende. Hai ragione. Si parla così. Sì, hai ragione, hai ragione. E infatti una settimana fa ho mangiato gli spaghetti alla puttanesca. Mi sono chiata a sorti.